ufficialmente uscito Garten of Banban capitolo 7 e ho già trovato un video che racchiude tutti i jumpscare e i momenti più creepy e spaventosi. Oh mio Dio, questo sì che è un jumpscare con i controcabbi. Oh mio Dio, fa paurissima Chamataki e Tamataki che cadono dall'ascensore. Ma perché? Dove erano per cadere da così in alto? Ma passiamo al prossimo jumpscare. Questo già è creepy e fa paura perché è pieno di insetti schifosi. Fatemi sapere nei commenti se vorreste tutto il gameplay del gioco portato qua sul mio canale. Lasciatemi piace e iscrivetevi e dite sì nei commenti. Avete visto? Questo era veramente spaventoso. Ma i momenti creepy e horror non sono finiti per il nostro nuovo capitolo numero 7, perché qua abbiamo una stanza che sembra essere completamente piena di alieni. Che cosa sono quei corpi? Non lo voglio sapere. Comunque fa molta paura. E questo è Seringeon? Lo abbiamo incontrato davvero alla fine? Mio Dio! Ma che cosa sta diventando Garten of Banban? Perché adesso ci sono gli alieni? E soprattutto, che cosa li sta facendo? Penso delle strane operazioni. Oh mio Dio. Altro jumpscare. Qualcuno dietro a queste porte le sta prendendo a pugni. Non so chi ci sia, ma non promette niente di buono. Forse gli alieni che sono stati rinchiusi da lui. Devo dire che questo Garten of Banban 7 ha un sacco di jumpscare spaventosi, forse molti più di tutti gli altri capitoli. Sento anche delle urla. Sentite? C'è qualcuno che sta gridando. Scrivete anche voi nei commenti. Vediamo chi mette più A. E quello cos'è? È Jester diviso a metà. Allora ha davvero quella bocca? È davvero fatto così? Tra l'altro c'è scritto run, scappa. Beh, se non, se forse era meglio scappare perché siamo appena stati mangiati. Stai fermo, calmati, o dovrò fare un'azione legale. Contro chi? Vuoi fare l'avvocato? Cioè, vuoi andare in tribunale, fare il processo? Non penso sia possibile. Comunque, io devo dire che ogni scena che abbiamo visto per ora è super creepy. E creepy vuol dire proprio inquietante, spaventoso, che ti fa rabbrividire, accapponare la pelle e che vorresti distogliere lo sguardo. Ecco, per chi non sapesse cosa vuol dire creepy. E qua siamo su un carro trasportato da una strana Opila Bird. E ci hanno detto di nuovo di correre. È Opila quella? Ci sta cercando, secondo voi? Non sembra stare tanto bene. Guardate gli occhi. Ci mangia. Oh mio Dio. Prossimo jumpscare. Sono pronta ad affrontarti. Voi ovviamente mi dovete dire nei commenti qual è il jumpscare o il momento creepy che vi ha fatto più paura. Secondo me quello con gli alieni e anche quello con gli scarafaggi sono abbastanza inquietanti. Però anche quella Opila carro gigante che abbiamo appena visto lì, un po' tumefatta, devo dire che faceva abbastanza paura. Oh oh, qui abbiamo sbagliato. E se si sbaglia, hai fallito. Penso che tu sappia cosa succederà adesso. Anche Bambalina ci ha fatto fuori nel settimo capitolo di Garten of Banban. Perfetto, ci fanno fuori tutti. Ma parla in giapponese. Ma è giapponese questa lingua? Sta parlando in giapponese? Ci sono i sottotitoli in inglese, ma quello era il giapponese. Sono alieni giapponesi, non sto capendo. Comunque, altra scena spaventosa con l'alieno che muore davanti a noi. Ho paura. Non è che dobbiamo ricordarceli tutti, vero?
Aiuto. Non c'è un jumpscare, spero. Abbiamo sbagliato. Perfetto, sbagliato. Chi arriva ora? Mi sta arrivando. Oh mio Dio, quella porta sta... È il nuovo mostro. Perché fa il verso di un neonato? È inquietantissimo. No, ho i brividi in tutto il corpo. Fa paurissima. Ragazzi, sbaglio o questo è il Garten of Banban con più jumpscare in assoluto? Non ci sono mai stati così tanti momenti horror nei vecchi capitoli. Qui stiamo cercando di scappare da quella specie di neonato gigante mostruoso. Guardate la faccia nel buio! Ma quindi possiamo sfuggirgli? C'è modo di scappare? A quanto pare sì! Oh, good. You're up. The plan worked. But the scepter was destroyed in the process. Il piano è riuscito, ma lo scettro è stato distrutto nel processo. Everyone that was brainwashed is back to normal now. And corpses of the naughty ones litter the streets. Oh mio Dio. I don't remember the last time I felt like I wasn't scared for my life. Non sono spaventato per la mia vita. We've been through a lot. You should rest. Non mi dite che i mostri stanno per ritrasformarsi e tornare umani per caso? Non lo so. E adesso? Siamo qua sul lettino con accanto... È un po' inquietante. È morto, sta bene, ha l'occhio aperto, ma... Non capisco se sia vivo o se sia trapassato. E adesso? C'è Opila? Tutte e due le Opila, maschio e femmina, stanno dormendo? Di solito gli uccelli dormono con il becco tra le ali girando tutta la testa. Un po' inquietante, sì. È vivo, allora! Cosa c'è dietro Banban, raga? Vedo una strana figura. Dietro di lui, è normale? C'era anche prima? Oh mio Dio. Si muove. Si è appena mosso. Si sta staccando. Ma sappiate che all'interno di tutto il gioco ci sono anche dei segreti e degli easter egg. Qui ad esempio possiamo trovare un cappello. È un cappello nascosto, un collezionabile. E qua abbiamo l'altro cappello, quello in versione orientale, stile cinesino. Tutti gli oggetti nascosti che possiamo trovare andando in giro per il gioco. Prestitie. Questo parla il russo. Ma in che lingua parlano sti alieni? Alcuni in giapponese, alcuni in russo. Cos'è? Ucraino? Che lingua è, raga? Se la sapete, ditemelo. Abbiamo trovato un sacco di cappellini nascosti. E qua abbiamo una lettera segreta. Queste botte mi fanno una paura. E qui un'altra. E qua che cosa c'è? Oddio, quella faccia là nel vuoto, che paura. Possiamo trovare un sacco di informazioni extra nel gioco. Ovviamente devono essere tradotte in italiano, però danno qualche informazione sui personaggi. E qua che cosa succede? Sentite, questo è l'urlo dell'alieno di prima. E anche qua accanto possiamo trovare un altro collezionabile. Ce ne sono veramente tantissimi. Tutti che parlano dei vari casi e dei vari personaggi. Sembrano nascosti, ma sono abbastanza facili da trovare. Oddio, quello era proprio un disegno, era di un bambino secondo voi? Beh, voi guardate se giocherete il gioco e vi interessano i collezionabili. Guardate bene dove sono posizionati tutti. Almeno poi quando giocherete potrete collezionarli al 100% e avere tutte le informazioni del caso, in modo tale che non vi perdete assolutamente nulla del gioco, perché anche questi foglietti con tutte le informazioni sono interessanti perché ci danno un sacco di piccole chicche che magari non avremmo mai potuto sapere. E adesso dove siamo? Flumbo e Friends, allo spettacolo. È uno spettacolo teatrale? Dentro la Garden of Banban c'è anche un teatro addirittura? E là sotto... C'era scritto il nome di qualcuno.
Bruscista. Ci sono tutti questi cartelloni. Directed by, diretto da. Beh, sono molto carini questi, comunque. E ce n'è uno anche lassù in cima. Qua sotto ci sono delle macchie, un sacco di cappellini e un cuore che sembra pulsare. Probabilmente è solo una delle stanze segrete che possiamo esplorare con qualche dettaglio extra. E qua ci sono quelle che possiamo aprire e prendere. Ok, questo floor meno 6, quindi piano meno 6. Andiamo al meno 6 e possiamo aprirci una stanza extra probabilmente. Stiamo a vedere che cosa c'è dentro. È quello del cartellone, è Bruscista, avete visto? È proprio lui. Il mostro che sembra una specie di tapiro con al posto della coda un pennellone gigante. Qua ci sono delle immagini dei personaggi, diciamo una stanza super segreta che si può trovare solo attraverso l'apertura di quella porta di prima. È una specie di tapirone e c'è anche un nuovo fogliettino con le informazioni. Ed eccolo, il nostro nuovo personaggio, che tra l'altro è molto carino. Spero di farci qualche reaction di creazioni, Lego, pancake e cose varie. Speriamo che ci facciano qualche contenuto nuovo, non vedo l'ora di vederli insieme a voi. E adesso dovremo andare in una zona dove c'è un ballo segreto degli alieni. Cliccando quel tasto vedremo gli alieni che ballano. Ovviamente se non lo cliccate non lo vedrete mai, quindi è un altro dei segreti del gioco. Stracarino. Adoro, è bellissimo. In più abbiamo anche questa lettera al papà. Caro padre. A quanto pare a un certo punto del gioco abbiamo anche una reference a King Kong, quando Jumbo Josh strappa la mandibola. Per finire abbiamo anche questa specie di dialogo segreto che Siringeon fa con noi, che è una cosa extra del gioco. Voi fatemi sapere nei commenti qual è la cosa che vi è piaciuta più di tutte di questo nuovo capitolo di Garten of Banban 7. Fatemi sapere se vorreste vederlo giocare dall'inizio alla fine qua sul mio canale. Lasciate mi piace, iscrivetevi e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!